ACSM Agam, l'energia che unisce. Buona domenica da Paolo Carboni che vi parla, responsabile della comunicazione della Basilica Cattedrale di Como e dalla regia di Espansione TV. Siamo in collegamento dalla chiesa di San Giovanni Battista in Schignano, località Occagno. Oggi è la 13ª domenica del tempo ordinario. Il Vangelo odierno ci porta a scoprire che l'incontro autentico con il Signore ci mette in moto e dà una nuova direzione alla nostra esistenza. Tuttavia, la strada che porta a Gerusalemme è fatta di momenti di gioia e condivisione fraterna, così come di fatica e solitudine. Camminare è un'arte che richiede impegno, attenzione ai dettagli e costanza. Decidere di partire e scegliere la meta non basta. Lo stile con cui camminiamo è importante, è necessario infilare passo dopo passo, proseguendo con il giusto ritmo, senza rialzarsi ogni volta che si inciampa. È importante non perdere tempo e vista l'obiettivo, ma anche gustare il panorama, pericoli, anche di fratelli. In entrambi i casi siamo chiamati a essere vigili. La buona notizia è che non siamo soli in questo cammino. Il Signore ci accompagna, ci protegge, ci indica la via. Anche se dovessimo perderci nel nostro egoismo, nella nostra mancanza di fiducia, Lui non perderà mai noi. Presiede questa carestia, Don Giovanni Lia, prevosto di Schignano. Predisponiamoci per la Santa Messa, che celebra la solennità di San Giovanni Battista, co-patrono di Schignano. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. La famiglia della nostra comunità parrocchiale si allarga oggi, e di questo siamo grati a Espansione TV, raccogliendo e unendo alla nostra preghiera tante persone anziane, tanti ammalati, molti che non possono fisicamente partecipare nelle loro comunità alla celebrazione dell'Eucarestia festiva. E oggi noi vogliamo ricordare, invitando tutti alla preghiera, la figura grande di Giovanni Battista, è il compatrono della comunità di Schignano. Vogliamo guardare a lui e in modo particolare ascoltare la parola del Vangelo, le sacre scritture che la Chiesa ci presenta in questa domenica per camminare nello spirito della vera conversione. Signore, che nel tuo precursore ci doni colui che ci chiama alla conversione. Cristo, che ci inviti sempre ad aprire il nostro cuore all'ascolto della tua parola. Christe eleison. Christe eleison.
chiami a seguirti e a tenere il passo della fedeltà del cuore, dello spirito, dell'animo. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Che hai mandato San Giovanni Battista a preparare a Cristo Signore un popolo ben disposto, allieta la tua Chiesa con l'abbondanza dei doni dello Spirito e guidala sulla via della salvezza e della pace per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal Libro dei Re. In quei giorni il Signore disse a Elia: ungerai Eliseo, figlio di Safat, di Abel Mecolà, come profeta al tuo posto. Partito di lì, Elia trovò Eliseo, figlio di Safat. Costui arava con 12 paia di buoi davanti a sé, mentre egli stesso guidava il 12esimo. Elia, passandogli vicino, gli gettò addosso il suo mantello. Quello lasciò i buoi e corse dietro a Elia, dicendogli: andrò a baciare mio padre e mia madre, poi ti seguirò. Elia disse: va e torna,
perché sai che cosa ho fatto per te. Allontanandosi da lui, Eliseo prese un paio di buoi e li uccise. Con la legna del giogo dei buoi fece cuocere la carne e la diede al popolo perché la mangiasse. Quindi si alzò e seguì Elia, entrando al suo servizio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore, il mio Signore sei tu. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Sei dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Che questa libertà non divenga però un pretesto per la carne. Mediante l'amore siate invece a servizio gli uni degli altri. Tutta la legge, infatti, trova la sua pienezza in un solo precetto. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Ma se vi mordete e vi divorate a vicenda, badate almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri. Vi dico dunque, camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne. La carne, infatti, ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne.
queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la legge. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Parla il Signore perché il tuo servo ti ascolta, tu hai parole di vita eterna. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?» Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu invece va e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio». Parola del Signore. Vogliamo insieme soffermarci a riflettere sulle pagine della Scrittura che abbiamo proclamato e ascoltato. Sono pagine che ci impongono una decisione, una determinazione, una chiara presa di coscienza. Quello che la cultura del nostro tempo, il vivere del nostro tempo, possiamo dire, se vogliamo, la nostra società, sembra ormai incapace di prendere in considerazione. Anche intorno al valore della vita, che è ritornato in questi giorni alla ribalta,
sembra soltanto che si debba discutere, bisogna capire, dobbiamo dialogare, ma se non c'è rispetto per la vita umana nascente, non ci sarà rispetto per nessun altro valore. Questo non lo dico io, lo ha insegnato un santo pontefice di nome Giovanni Paolo II, ma sembrano ormai insegnamenti smarriti, vanificati, passati così, come un soffio. Se non c'è il senso profondo e vero del valore della vita umana, non ci può essere rispetto, promozione, determinazione e scelta per qualunque altro valore. Gesù prende una strada e prima di lui si era preparato e l'aveva preparato a questa strada il grande Giovanni Battista che oggi noi ricordiamo e celebriamo. Gesù va decisamente verso Gerusalemme, quasi a dirci: questo è il cammino preparato anche per te. Prendilo sul serio, vieni dietro a me. Ma diventa evidente, se abbiamo ascoltato bene la pagina del Vangelo, una cosa decisiva, che Gesù ci vuole con sé nel cammino. Gesù ci vuole in missione con Lui. Vedete, essere cristiani non significa essere dei ben pensanti o degli illuminati o delle persone che sono tutte a posto, che non sbagliano mai, e neanche dei santi ancora vivi sulla faccia di questa terra, perché normalmente i santi sono già defunti. Essere cristiani, vivere il proprio battesimo, vuol dire avere la coscienza chiara della missione in cui Gesù ci coinvolge. E Gesù ci dice quattro cose molto semplici. La prima: non preoccupatevi di quelli che non ascoltano. Preoccupatevi voi di essere credenti, di camminare con me. Quelli che non ascoltano creano un problema a se stessi e normalmente anche agli altri, per quello che ci capita di vedere nella storia degli uomini. Noi dobbiamo essere attenti a tenere fisso lo sguardo sulla meta. Questo ci dà il senso e il valore della missione che siamo chiamati a vivere e ci dà la forza per tradurla nelle vocazioni che il Signore ha rivolto e rivolge a ciascuno di noi. Poi Gesù ci dice una seconda cosa per condividere la sua missione. Guarda che non devi lasciarti prendere da facili emozioni, da slanci emotivi. Oggi noi viviamo molto di questo. Uno dei segni più grandi della povertà della nostra cultura è proprio legato al fatto che viviamo soltanto di quello che ci colpisce, di quello che ci infiamma, di quello che ci esalta, di quello che ci attrae. E Gesù ci dice: attento, camminare con me, venire dietro a me, tenere d'occhio la meta che abbiamo davanti, ti richiede di camminare con il mio stile, non con le tue esaltazioni, con il mio stile. E guarda che il figlio dell'uomo non ha neppure dove posare il capo. E poi c'è una terza indicazione che Gesù ci rivolge. È lui che invita: seguimi. E naturalmente si sente dire: ma permettimi prima di sistemare quelli che sono i miei affetti familiari. Ho delle responsabilità, ho dei compiti. Gesù non è che ci toglie le responsabilità o ci tolga i compiti che abbiamo. Gesù ci chiede una cosa molto definitiva e decisiva.
Tu vai e annuncia il regno di Dio. La tua vita serve se è annuncio del regno di Dio. E poi c'è la quarta indicazione che Gesù ci offre. Gesù ci dice chiaro, guarda che tenere d'occhio la meta, avere non facili entusiasmi ma la chiarezza della missione, vivere la determinazione per l'annuncio del regno di Dio non ti permette tentennamenti, non voltarti indietro, non cercare altre strade dove il Signore non ti parlerebbe più, non verrebbe più a stare con te, semplicemente perché cercando altre strade hai chiuso a Lui la possibilità di parlarti. Allora vogliamo davvero chiedere a San Giovanni Battista, che pure è stato tenace in questo. Lui non si è preoccupato di condannare nessuno, ha soltanto invitato alla conversione. Giovanni Battista non certo era uno dai facili entusiasmi. Ci dice il Vangelo che vestiva con pelli di cammello e si cibava di locuste e di miele selvatico. Certamente ha avuto davanti la sua missione con chiarezza, con determinazione. Ha preparato la venuta di Gesù, sia nella sua natività, che celebriamo in modo solenne quest'oggi, sia nel suo martirio, che celebreremo poco più avanti. E soprattutto Giovanni Battista non è stato uno che ha tentennato, un po' sì, un po' no, un po' devo guardare alle mie cose, un po' devo stare attento a quello che succede, no. E qui concludo rifacendomi alla prima lettura. Abbiamo sentito la vocazione di Eliseo, una vocazione che è stata suscitata dal profeta Elia. Elia passa, getta il suo mantello su Eliseo, gli dà la possibilità di sistemare le cose che deve sistemare, ma poi gli dice: vieni, sai che cosa ho fatto di te. Ecco, la missione è questo, sapere cosa il Signore ha fatto di noi. Non dobbiamo inventare niente, dobbiamo solo camminare dietro a Lui. Buona e santa domenica a voi che siete qui e a tutti gli amici che ci ascoltano e pregano con noi insieme a Espansione TV. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza discese dal cielo, per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. La nostra preghiera può toccare il Signore se ci rivolgiamo a Lui con fede. Preghiamo insieme e diciamo: donaci, Signore, la gioia di seguirti. Donaci, Signore, la gioia di seguirti. Sostieni il cammino della nostra Chiesa diocesana e rendi fruttuoso il cammino sinodale con un rinnovato stile missionario. Preghiamo. Donaci, Signore, la gioia di seguirti. Ti affidiamo la Chiesa e in particolare ogni sacerdote che la serve. Si sentano aiutati e confortati dall'amicizia che il Signore con i fratelli. Preghiamo. Donaci, Signore, la gioia di seguirti. Guida tutti coloro che hanno un compito di responsabilità nella vita sociale, possano compierlo promuovendo il bene di tutti. Preghiamo. Donaci, Signore, la gioia di seguirti. Custodisci i bambini, i ragazzi e i giovani della nostra comunità. Non si arrendano al compromesso e scoprano la gioia della fede. Preghiamo. Donaci, Signore, la gioia di seguirti. Dona alle nostre famiglie di crescere nella condivisione della fede e dei beni materiali per crescere nella speranza e nella carità. Preghiamo. Donaci, Signore, la gioia di seguirti. Signore, veniamo a Te nella compagnia dei santi e aiutati dalla intercessione di San Giovanni Battista. Accogli ed esaudisci la nostra preghiera. Per Cristo nostro Signore. È frutto della terra e del lavoro umano. Il pane che ti offriamo, Signore del creato. Benedetto sei tu, Dio, che fai per noi il pane. Lavoro umano, il vino che ti offriamo, Signore del creato. Benedetto sei tu, Dio, che fai per noi bevanda di salvezza.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Deponiamo sul tuo altare, o Signore, i nostri doni nel gioioso ricordo della nascita di San Giovanni Battista, che annunciò la venuta e indicò la presenza del Salvatore del mondo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo per le meraviglie operate in San Giovanni Battista, che fra tutti i nati di donna hai eletto e consacrato a preparare la via a Cristo Signore. Fin dal grembo materno esultò per la venuta del Redentore. Nella sua nascita preannunciò i prodigi dei tempi messianici. E solo fra tutti i profeti indicò al mondo l'agnello del nostro riscatto. Egli battezzò nelle acque del Giordano lo stesso tuo figlio, autore del battesimo, e rese a lui la testimonianza suprema con l'effusione del sangue. E noi, uniti agli angeli e ai santi, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria. Santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò,
lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nella attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Giovanni Battista e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Oscar, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, Elia e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio
doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo. Ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Chiediamo al Padre la grazia di saper seguire Gesù nel suo cammino, di seguirlo con tenacia, con determinazione. Chiediamo al Padre il rispetto della vita, di ogni vita. Chiediamo al Padre il bene prezioso della pace, il bene della giustizia, il bene del rispetto reciproco, il bene dell'attenzione a chi è più bisognoso. Con fiducia diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, ma di soltanto e io. Chi ci sta seguendo per mezzo della televisione, si unisca a noi con la comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.
come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo. Esulti, o Padre, la tua Chiesa, nutrita alla cena dell'Agnello, riconosca l'autore della sua rinascita, Cristo tuo Figlio, che la parola del precursore annunziò presente in mezzo agli uomini. Per Cristo nostro Signore. Chiedo venia a quanti ci ascoltano, ma magari qualche avviso riguarda anche loro. Innanzitutto ci diamo appuntamento questa sera alle 20:30 per i Vespri, la processione, la benedizione eucaristica. Mercoledì intercettiamo la solennità dei Santi Pietro e Paolo. Avremo le messe al mattino qui in San Giovanni, domani lunedì e martedì, venerdì mattina saranno a San Giuseppe.
Ci stiamo preparando a inaugurare i nuovi spazi dell'oratorio presso la casa parrocchiale, dove faremo anche il Grest. Saremo chiamati a raccolta a incontrarci per portare avanti questa inaugurazione, prepararla. Concludo ricordando che sono aperte le iscrizioni al pellegrinaggio a Roma per partecipare alla creazione dei nuovi cardinali, quindi chi volesse partecipare si faccia avanti. E poi il pellegrinaggio a Fatima nella memoria dell'ultima apparizione, 12-13 di ottobre, quello lo guiderò personalmente, quindi se volete venire vivremo delle belle giornate di preghiera e di spiritualità ai piedi della Madonna. Ringraziando ancora tutti voi che siete qui, in particolare gli amici che ci hanno seguito attraverso il servizio prezioso di Espansione TV, riceviamo la benedizione del Signore e invochiamo per noi una buona e santa domenica. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome di Cristo andate in pace. Cari amici, è giunto il momento di salutarci. Per la Santa Messa delle ore 10, invece l'appuntamento è per domenica prossima, della chiesa prepositurale di Santo Stefano in Appiano Gentile, provincia di Como, diocesi di Milano. Da Paolo Carboni, della squadra esterna, buona domenica. La linea torna ai programmi della rete.